weekend dell'Immacolata. Ne parliamo con la nostra agente di viaggi Antonella Pacetti, perché in questa occasione non parliamo di ponte, giusto? Quest'anno l'8 dicembre è di domenica e quindi parliamo di weekend, va? Anche se è di domenica, per quel periodo lì c'è sempre la voglia di andare via, certo. Sì, perché ormai è un po' una tradizione, sì. No? E quindi allora per questo weekend dell'Immacolata parliamo di Parigi, abbiamo un weekend a Parigi dal 5 all'8 di dicembre, qui andiamo in aereo, sempre col pullman per l'aeroporto e tutto, e si va in aereo, quindi si arriva con il nostro accompagnatore e tutto, si arriva a Parigi, si parte abbastanza presto su questa, presto perché il volo è alle 7 la mattina da Roma, quindi alle 3 si alza prestino, 4, ma noi molto spesso, devo dire, perché si cerca di sfruttare al massimo le giornate, e quindi niente, si arriva a Parigi, incontreremo la nostra guida, il pullman e tutto, proprio perché si fa questa sveglia, taccia, diciamo, presto. Il primo giorno abbiamo tutto il giorno il pullman, anche quindi si fa tutto il giro città, diciamo, anche le parti per riposarsi un po', sì, insomma, esatto, ecco. Perché cammina tutto il giorno a piedi, abbastanza pesantino, quindi anche si fa a Parigi con ma infatti il resto dei giorni è tutto in metropolitana, solo il primo giorno che si fanno, diciamo, le zone un pochino più distanti, anche sempre sull'asse centrale di Parigi dove sono i monumenti principali, però quello un pochino meno raggiungibile, quindi si vede la Défense, si arriva fino a Place de la Bastille, ai giardini del Lussemburgo, eccetera. E mentre dal giorno successivo, i giorni a seguire, diciamo, facciamo tutto in metropolitana, perché effettivamente Parigi si gira bene in metro. Guarda, è una delle metro più facili da utilizzare. Sì, ma infatti te lo dico perché... Che anche chi non c'è mai stato, dopo un giorno già subito si orienta. È molto fruibile. Poi abbiamo anche l'hotel comodo, che è in una posizione che con la linea 1 della metro uno si muove anche bene. Comunque c'è sempre il nostro accompagnatore. Avete pensato a tutti, con la guida e tutto, quindi c'è problema. C'è sempre il nostro accompagnatore comunque. Quindi il giorno dopo, poi dopo si inizia queste visite della parte vecchia della città, quindi quartiere latino, l'Île de la Cité, le cose, diciamo, principali. Poi faremo una mini crociera sul Patomouche, sulla Senna, e la sera anche usciamo, perché comunque a Parigi non è che si può andare a letto alle 8 e quindi la sera si portano fuori, cioè, chi vuole andare per conto suo è sempre libero di, volevo dire, però, insomma, c'è di uscire, però c'è sempre l'accompagnatore a disposizione, che magari, anche se uno dice okay, sai che non ho voglia di stare da solo, oppure mi fa fatica a prendere la metro da me, c'è sempre qualcuno che segue. A disposizione. In questo periodo poi da Ville Lumière, diciamo, siamo sotto il periodo prenatalizio, quindi sarà ancora più magico. Poi, allora, Parigi, poi meta, voglio dire, capitale della cultura 2019, non poteva mancare, quindi dal 6 all'8 di dicembre invece Matera, Guarda, Matera quest'anno devo dire che praticamente facciamo i viaggi proprio a ripetizione, perché veramente tanta gente, c'è tanta richiesta. Anche nel periodo, la proponiamo anche nel periodo prenatalizio, perché nella famosa città dei Sassi c'è il presepe vivente e che viene praticamente, si svolge tutta all'interno della città, della parte vecchia della città. Io penso che sia una delle città più belle. E guarda, vedere il presepe vivente a Matera sembra veramente... È sempre il presepe, la sera. È contestualizzato. La sera, diciamo, basta che scenda le luci e... Quindi questo viaggio con il pullman si fa il primo giorno andando... Insomma, giù si fa Alberobello, che anche sotto Natale c'ha il suo perché, anche Alberobello sempre tutto l'anno, ma sotto Natale diventa tutto più magico, no? Sì, più magico. E quindi facciamo Alberobello, poi un'intera giornata la dedichiamo appunto a Matera, perché sai che te ci vai, che te spesso... Sì, insomma, appena tornata, esatto. si viaggia molto bene, per Manelzia, ci si muove benissimo a piedi, tranquilla, scarpette da ginnastica, mi raccomando. Assolutamente, perché sennò non si cammina bene, no. Esatto. E quindi un'intera giornata la dedichiamo alla città di Matera e poi dopo, tornando in su, si fa la sosta a Trani. Bella. È Trani, che per vedere la famosa cattedrale sul mare. Devo dire che Matera, almeno una volta nella vita... Questo è un pacchetto che facciamo spesso e devo dire che è sempre strarichiesto. Poi è molto coccolosa Matera. Sì, Matera, queste caratteristiche dei ristoranti Matera sotto. Guarda, c'ha la bellezza della città, il cibo. Sì, e il cibo, le persone, tutto. Sì, non gli manca nulla. Sì. Poi, dopo Matera, sempre il 6 e l'8 però, andiamo fuori Italia e quindi andiamo a Monaco. Sì. E i castelli
castelli della Baviera. Ecco, Monaco, appunto, sì, è una delle mete, diciamo, più fra quelle più richieste nel periodo prenatalizio. E è una delle città, diciamo, dove vengono allestiti i mercatini fra i più belli che sono in Germania, perché come si vede dalle immagini, appunto, questa è la piazza del municipio, che già, insomma, il municipio per sé è un monumento che caratterizza, diciamo, la città, e in questa bellissima piazza vengono allestiti anche i mercatini. Chiaro che non è il viaggio solo per i mercatini, è sempre una parte, no, del viaggio, così, ma per godere dell'atmosfera che sicuramente in Nord Europa è diversa. Noi, non c'è nulla da fare. Però facciamo anche la visita della città con la guida, andremo a visitare il Museo della Scienza e della Tecnica, pensa che è uno dei musei più grandi del mondo, forse il più grande, e che è a Monaco, appunto. Quindi visita della città, visita del museo, tempo libero, poi anche per godere, appunto, dei mercatini e dell'atmosfera. E i castelli? Nel giorno di ritorno facciamo la visita al castello di Neuschwanstein. Quello che avevamo visto prima. Quelli che abbiamo visto prima con tutta la nebbia. Il castello di Ludovico, che ha fatto costruire Ludwig, no? Il re di Baviera, che ha fatto, sai che era molto fantasioso Ludwig, no? Quindi diciamo che questa è una delle sue fantasie architettoniche. Ben riuscita, devo dire. Il monumento più visitato di tutta la Germania. Ma immagino, perché e il castello di Neuschwanstein, guarda, è bello d'estate, d'inverno, primavera, sì. D'inverno, chiaro che soprattutto quando c'è la neve c'è questa atmosfera magica. Che dici? E quindi si fa la visita, ma anche la zona, non solo a parte l'interno del castello, che è interessante perché si parla della storia di Ludwig e tutto. Però è proprio bello anche dove si contestualizzato col paesaggio, certo, che è fantastico. È ubicato nel luogo giusto, non c'è niente da fare. Poi, allora, terminati i nostri weekend dell'Immacolata, andiamo ovviamente alla domenica con noi, no? Perché non poteva mancare. Meta che avrete il 10 di novembre, verrete. 10 novembre? Sì, quando? Propongo Mantova, proponiamo Mantova, che ogni tanto, appunto, facciamo, e sempre una, sai, si sceglie spesso tutte le nostre città d'arte non lontane anche da Arezzo, insomma, che si raggiungono bene con il pullman. Mantova è meravigliosa. È meravigliosa, guarda. Cibo meraviglioso, sì, io vado sempre, monumenti meravigliosi. E si fa, anche qui, chiaramente, è sempre, tutte le città nel periodo prenatalizio hanno il suo mercatino, le sue cose, però, ecco, ripeto, anche qui non è che andiamo per il mercatino, andiamo per visitare sia Palazzo Ducale che Palazzo Te, i due, appunto, palazzi principali della città, per visitare la città, e poi un'oretta, diciamo, si lascia tempo libero shopping anche per il mercatino. Quindi Mantova è... ecco, questa qua proponiamo il 10 di novembre. È una meta meravigliosa, perché effettivamente fa parte di quella cultura, no? Qui si parla del Mantegna, no? Appunto. Mantegna da tutte quindi le parti. Basta vedere anche le foto. Si va a vedere anche alla Camera degli Sposi, no? La famosa Camera degli Sposi, che è all'interno del Palazzo Ducale. Allora, abbiamo terminato il nostro escurso. Se io voglio ringraziare la nostra agente di viaggio, Antonella Pacetti, della Pepita Viaggi.